Buongiorno, continuano i nostri percorsi in Carnia e nei dintorni della Carnia per i Liguri. Non vi preoccupate, torneremo presto a camminare anche in Liguria, ma adesso ci godiamo un po' di vacanze. Oggi siamo a Sappada. Sappada è rientrata nella provincia di Udine nel 2017, quindi è passata al Friuli dal Veneto. È Cadore, ma le sue montagne sono montagne di confine, quindi possiamo considerarci ancora in Carnia, diciamo. Oggi facciamo una gita molto nota, andiamo ai Laghi d'Olbe, è un luogo incantevole, ci sono varie vie per arrivare, siamo nella Val Sesis, 1460 metri sul livello del mare. Noi abbiamo scelto il percorso che parte dalla Baita Rododendro. Vedete davanti a me. Fermi tutti, arriveremo anche in cima al Monte Lastroni, decisione che abbiamo preso ai Laghi perché davvero la giornata meritava. Per arrivare siamo arrivati a Cima Sappada, abbiamo superato la chiesa, subito sulla destra abbiamo imboccato la strada provinciale 22. 10 minuti e si arriva qua. Ecco qua, sulla sinistra della baita, l'indicazione per il sentiero CAI 138 verso i Laghi d'Olbe. Due parole sul sentiero. Come vedete, sentiero molto ampio, sassoso, molto comodo, ma considerate che faremo in circa 4 km 700 metri di dislivello, quindi è un percorso che richiede un buon allenamento. Sentiero a pendenza regolare, molto ampio, molto comodo, prima parte all'interno di questo bosco meraviglioso con il rio che scorre sotto di noi. Questa è solo una delle vie per salire ai Laghi. In realtà a luglio-agosto troverete aperta anche la seggiovia che avvicina moltissimo ai Laghi e permette di fare un dislivello molto moderato per raggiungerli, circa 200 metri, la seggiovia Sappada 2000. Altrimenti ci sono altri percorsi molto interessanti, tra cui un bellissimo anello di circa 1000 metri di dislivello. Lì si parte da un po' più giù. Qui continuiamo a salire con regolarità, il sentiero tira, ma si cammina molto bene. La bellezza del sentiero è da subito evidente, i corsi d'acqua che lo attraversano su questa roccia bianca sono stupendi. Come tutti i luoghi di confine, sono luoghi legati a una memoria storica importante. Questi sono i sentieri delle portatrici carniche, che erano le donne che durante la Prima Guerra Mondiale, la mia stessa bisnonna lo è stata, facevano tutto il lavoro fisico di portare viveri, munizioni, portare tutto quello che poteva servire sui monti ai soldati. Ed era veramente una cosa estenuante, perché pensate che con qualsiasi condizione meteorologica loro comunque salivano, e considerate anche il rischio ovviamente che correvano queste donne, rischiavano costantemente la vita per i cecchini che erano appostati. Consigli per gli anziani, cioè dall'anziano del gruppo.
non è impegnativo, ci sono dei momenti in cui si può riprendere fiato, l'importante è tenere il proprio ritmo e farlo di mattina presto perché è abbastanza sotto il sole, quindi potrebbe un po' affaticare il respiro. La vista è molto appagante anche in questa parte di percorso, ancora prima di arrivare ai laghi. Terminato il primo tratto, i primi 3,5 km e 500 metri di dislivello circa, siamo arrivati in questo bellissimo pianoro davvero suggestivo. Adesso troviamo sulla sinistra il sentiero 140, il sentiero di ritorno o di andata anche perché è un anello, quindi ovviamente può essere percorso in tutti e due i sensi, dell'anello di cui vi parlavo prima. Noi però proseguiamo sulla destra. Ecco la seggiovia di cui dicevamo, però non c'è montagna senza un po' di fatica, secondo noi. Siamo arrivati a Casera d'Olbe e adesso manca davvero poco. I panorami che si aprono sono splendidi. Eccola qua, noi ce la lasciamo sulla sinistra e proseguiamo. Adesso noi siamo davvero in prossimità dei laghi. Sulla destra il nostro sentiero 138 prosegue verso il Monte Lastroni, che è una bellissima cima da fare a circa 300 metri di dislivello ancora da qua, ma noi andiamo verso i laghi a sinistra.
I laghi sono tre. Questo è il lago più grande, si può fare il giro e arrivare anche agli altri due. Noi adesso però facciamo una meritata pausa e guardate intanto con il sole come si colora l'acqua. Sono laghi ovviamente di origine glaciale. Siamo in compagnia delle marmotte, proprio di fronte a noi ce ne sono due. Davvero uno spettacolo incantevole. Visto che siamo partiti presto stamattina, molto presto, e la cima del Monte Lastroni ci manca, adesso proseguiremo verso il monte, continuiamo sul sentiero 138 e cerchiamo di arrivare anche lassù per godere di altri bellissimi panorami. Ecco, ci lasciamo il primo lago alle spalle e proseguiamo su questo sentiero che risale. Vedete? Sentiero portatrici della Grande Guerra. Oltre che panoramicissimo, il sentiero è anche, come vi dicevo, di grande interesse storico. Adesso ci sporgiamo a vedere questa piccola postazione legata alla prima guerra. Ecco la prima postazione, qui la seconda, noi proseguiamo sul sentiero che sale in maniera piuttosto decisa, ma non presenta difficoltà. C'è giusto un punticino in cui darsi una mano con le mani, ma è veramente un sentiero percorribile facilmente. Adesso proseguiamo in cresta fino alla croce di vetta. Thank you.
la vista spazia sulle Alpi Carniche, sul Cadore, sulle Dolomiti. È una vista a 360 gradi davvero, davvero stupenda. Di fronte a noi vedete il Monte Peralba, 2694 metri di altitudine, un'altra alta vetta dei Monti Carnici. E il Monte Lastroni è comunque tra le vette più alte di questa catena. Poi abbiamo tutte le montagne dell'Austria. Di là si vede il gruppo dei Brentoni che abbiamo visto da Caserarazzo l'ultima volta, nell'ultima escursione che abbiamo fatto. L'unico punticino in cui usare le mani, ma è veramente banale. Stiamo tornando adesso dalla stessa via, faremo sicuramente un'altra pausa ai laghi che sono davvero incantevoli e mangeremo il terzo panino della giornata. E niente, vi lasciamo ancora qualche panorama e poi in fondo vi daremo tutti i dati dell'escursione. Come al solito vi caricheremo la traccia GPX nelle informazioni del video caricato su YouTube, così potrete vedere esattamente il nostro percorso. Un'altra piccola deviazione per vedere un'altra galleria. Si è alzato il vento, il colore dell'acqua adesso è meraviglioso con questo sole splendido. Adesso noi andiamo a vedere l'altro laghetto qui accanto, che è un po' più piccolo, e poi riprendiamo la via del ritorno sulla stessa strada che abbiamo fatto all'andata. Un colore incantevole questo secondo laghetto, che è un po' meno profondo e più piccolo. E adesso è davvero giunto il momento di tornare sui nostri passi. È stata veramente una giornata magnifica. Un giro stupendo, consigliatissimo davvero. Se riuscite a farlo in un giorno infrasettimanale, ancora meglio, perché godere della quiete del lago
con le marmotte ancora attive da soli, è stato davvero un regalo. C'è da dire che noi siamo venuti oggi, è il giorno prima dell'apertura estiva della Seggiovia e ovviamente questo fa sì che arrivi meno gente e si possa godere davvero di una pace incredibile. E con queste acque dal colore meraviglioso concludiamo la lunga discesa con grandissima gioia per la bellezza che questa gita ci ha regalato. Conclusa questa nostra salita al Monte Lastroni passando per i laghi d'Olbe con il sentiero 138 CAI, devo dire che siamo veramente super soddisfatti, la giornata era magnifica, i panorami sono splendidi davvero e siamo stati anche fortunati a trovare una giornata così tersa e limpida. La lunghezza totale del percorso è intorno ai 13,5 km per un dislivello totale di circa 1000 metri. Ovviamente quindi è un percorso adatto a gambe allenate, non presenta particolari difficoltà se non proprio quel punticino ultimo sul punto Lastroni, che però non dà nessun problema perché non si è mai tanto esposti da non sentirsi sicuri, quindi lo classificheremo sicuramente come un percorso di livello E, escursionistico normale, neanche un EE. In tutto ci abbiamo messo circa 4 ore e mezzo più tutte le pause, ovviamente, per godere del panorama che è davvero strepitoso. Portatevi panini e tanta acqua e godetevi questo spettacolo. Noi ci vediamo al prossimo vlog di Per Valli e Monti. Ciao! Ciao!